Il vento dello stretto mi arriva proprio in volto attraverso la mascherina. Ecco, la mascherina non va toccata, anche se i guanti li ho appena messi, per cui sono pulitissimi. Intanto una santa Pasqua, una buona Pasqua, una serena Pasqua a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri amici, insomma a tutti. Una Pasqua che avevo pensato di farvi gli auguri da casa, però la caratteristica dell'arciere è stare per strada. Vedete intanto anche i posti di blocco della polizia municipale. Della polizia locale, facciamo gli auguri anche a loro di buona Pasqua. Noi adesso fra poco faremo il giro delle chiese, faremo un servizio, vi faremo vedere le chiese di Reggio Calabria, chiuse purtroppo, anche se la preghiera, abbatte ogni muro, abbatte ogni ostacolo, per cui, tutto si può fermare tranne che il battito del cuore o comunque la fede, la preghiera. Una Pasqua di resurrezione, cioè Cristo è morto in croce per noi, per i nostri, per salvarci dai nostri peccati. Intanto ecco anche la polizia, vedete, presidiano il territorio. Domani sarà ancora, più serrate, saranno ancora più serrati i controlli del territorio. Noi insieme a Graziano Tomarchio saremo lì a seguire quelli che saranno i controlli che si svolgeranno su tutto il territorio della provincia Reggina, quindi toccheremo sia la parte ionica sia la parte tirrenica e lo sfrutteremo per farvi vedere quella che è la bellezza della nostra Calabria. Io scelgo Calabria, questo dovrà essere un po' lo slogan, un po' il nostro motto, scelgo Calabria per farla ripartire. E poi in questa giornata un pensiero va a tutti coloro i quali in questo momento sono ammalati, ma non solo per il coronavirus, ma anche per altri tipi di malattie, perché le malattie poi non è che sono state sovrastate dal coronavirus e non esistono le altre. Molta gente purtroppo sta evitando di andare a curarsi, di andare in ospedale, di andare dai medici, sbagliano perché, ve lo ricordiamo, ve lo ricordo, chi va in ospedale comunque c'è un filtraggio, non rischia di essere infettato, c'è il cosiddetto triage, il cosiddetto filtro. Chi ha i sintomi da coronavirus viene visitato in una tenda e poi magari se positivo portato in un reparto a parte, per cui bisogna andare a curarsi per le altre forme di malattie. Quindi questo. Poi un pensiero particolare anche per chi in questo momento si trova in carcere per diversi motivi. Permettetemi una parentesi personale. Un pensiero va al mio amico d'infanzia, nonché compagno di scuola, Alessandro Nicolò. Alessandro Nicolò è stato arrestato il 31 di luglio dell'anno scorso e adesso si trova nell'ambito dell'operazione Libro Nero e adesso si trova in carcere, in un carcere di massima sicurezza. Insomma, per lui mi auguro che le mie preghiere, l'unica cosa che posso fare è pregare, arrivino anche a lui nel suo cuore. Mi auguro che davvero reagisca e sia forte affrontare poi quello che sarà il giudizio di un tribunale terreno, ma intanto che io gli auguro di pregare, perché poi il giudizio più importante è il giudizio divino. È chiaro, conta anche quello terreno. Io mi auguro che il mio amico, un po' del cuore, l'ho sempre stato, Alessandro, superi e affronti questa grandissima difficoltà. E lo auguro a tutti quelli che comunque per un motivo o per un altro si sono trovati
coinvolti e hanno commesso dei reati e sono dentro per pagare questi reati. Ecco, lì è il momento anche lì dentro della preghiera. Così come il momento della preghiera negli ospedali, nelle case per anziani, insomma, ovunque. Il coronavirus ci ha portato ci ha obbligato anche a riflettere, su noi stessi, perché trascorriamo, gran parte della giornata da soli. E questa solitudine, intanto vedete i carabinieri. Questa solitudine ci ha portato anche forse ad essere più noi stessi. E chi è cattivo, io l'ho detto, mostra sempre la parte più cattiva di sé. Chi è buono cerca comunque di arrabattarsi. Una cosa è certa, per quello che mi riguarda tutto deve cambiare. Nulla sarà più come prima, nel senso che l'ho anche scritto ieri in un editoriale, anche se piccolo. Molto spesso si pensa che le cose importanti siano quelle scritte con tante righe o con tante parole. Per me quelle poche parole indicano quello che è il manifesto della mia vita futura, quello che sarà sul dopo coronavirus. Tanto prima o poi ne usciremo. Il dopo coronavirus deve essere diverso. Tanto anche la società va pensata diversamente. Questo non per fare politico, per essere strumentale. Noi stiamo vivendo una guerra, la prima guerra mondiale silente, l'ho definita io. La prima guerra mondiale dove il sangue non si vede, ma i morti ci sono. La prima guerra mondiale che non distrugge le cose, che non lascia mutilate le persone, le ammazza, non facendole respirare. Le fa ammalare facendole soffrire da soli. Una guerra mondiale che ci porta in una trincea che poi sono le nostre case. L'unica forma di difesa contro il nemico è rinchiuderci nelle nostre case e non avere contatti. Ecco, da questo bisogna riformulare quello che è il modello di società. La società. Ciao Giovanni! Buona Pasqua anche a te, al tuo cane, a Roy! Viva Roy e viva Gianni Cucè! Ciao, buona passeggiata! Auguri anche alla tua famiglia! Grazie! Ecco, vi stavo dicendo, un modello di società che deve assolutamente cambiare. Intanto, non più stipendi faraonici, te la prendi sempre con i politici, sì, non solo. Per i politici, a livello parlamentare e a livello regionale. Meglio se le regioni vengano spazzate via e non esistano più, perché lo Stato deve essere unico e si è visto in questi momenti. Troppa confusione, Fontana, Zaia, ma questi personaggi qui devono essere spazzati, Toti, devono essere spazzati via, che cazzo, non rappresentano niente. Le regioni veramente sono solo la mangiatoia per raccomandati e lecchini. Però al di là di questo, anche se dovessero rimanere, intanto ridimensioniamo drasticamente quello che è lo stipendio dei politici, visto che usciamo da una guerra. Portiamoli a un tetto massimo di 2.000 euro per tutti, ma non solo per i politici, ma anche per quei burocrati che sembrano invisibili, ma ci sono e fanno pesare con le loro decisioni anche le scelte politiche. Avete visto Pallaria o Pallaria? Cioè, quello è un super dirigente della regione Calabria. Abbiamo visto la pochezza nel senso della rappresentazione del ruolo che in quel momento aveva di capo della protezione civile, responsabile delle scelte sanitarie durante questa emergenza. Cioè, gente così, va pagata, sì, ma non più di 2.000 euro. Quindi tetto per parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti 2.000 euro. Chi si vuole dedicare allo Stato si sacrifica. Si sacrifica prendendo uno stipendio che gli consente di mettere su famiglia e di vivere bene, non di diventare ricco. Quindi niente più incarichi fiduciari, niente, niente di niente. Chi va in un ruolo se lo deve guadagnare attraverso un concorso pubblico, attraverso una selezione. E su questo deve prevalere sempre e comunque la democrazia. E poi questo livellamento deve essere per un'equità sociale anche, deve essere
deve essere portato a compimento, perché diversamente veramente si rischia di, anche se noi italiani non siamo un popolo molto reattivo, però non si sa mai, se si scende in piazza si riesce a ottenere le cose. L'altro discorso, i vitalizi chiaramente sono una barzelletta tutta italiana, devono essere eliminati. Le pensioni non ci deve essere il cumulo. Chi ha guadagnato poco di più, un livello massimo che deve essere 3-4 mila euro, non di più. Con 4 mila euro un anziano di 70-80 anni che cazzo ci deve fare? Ma dove cazzo deve andare? Si fa qualche viaggio? Sono un giornalista. Buon lavoro e buona Pasqua. Vi stavo dicendo, giustamente la polizia municipale mi ha visto e mi sono identificato, mi hanno riconosciuto. Cos'altro? Quindi, equità sociale soprattutto, quindi spazziamo via tutti questi privilegi e diamo spazio alla meritocrazia. Sembrano cose scontate, ma scontate non lo sono. Io adesso non è che sono un esperto, per fare questo ci vuole un referendum, adesso poi i passaggi me li studierò bene perché tanto ne avremo tempo ancora, fino al 3 di maggio rimarremo chiusi e il tempo da sprecare è sempre di meno, quindi lo impiegherò per studiare come funziona. Sembra che ci vogliono 50.000 firme, che poi non sono tantissime, perché le firme adesso si possono raccogliere anche attraverso le PEC, la cosiddetta posta elettronica certificata. Quindi 50.000 firme che approvino questa bozza di manifesto e poi venga approvato in Parlamento. Questa è la battaglia, la prima battaglia che dobbiamo fare appena usciti dall'emergenza coronavirus. Bisogna cambiare la società. Poi bisogna rimboccarsi le maniche e fare dell'Italia il paese che anche i rapporti internazionali o comunque i rapporti con l'Europa devono essere uguali, di uguaglianza. Diversamente non si può mai essere un popolo unito. Gli Stati Uniti d'Europa forse rimarranno solo un sogno, c'è troppa diversità culturale, non si riesce, è stato fatto solo, anche in questo caso, solo per speculazione economica e finanziaria, e non funziona così. E l'altra cosa che dobbiamo recuperare, oltre all'economia, quella reale, quella concreta, è il nostro capitale, il capitale umano, che è immenso. E poi ricordiamolo, l'Italia è il paese che detiene il 70%, pensate, un po' delle bellezze, delle opere d'arte di tutto il mondo. Il 70%, se tutto il mondo è 100, il 70% di questo 100 si trova in Italia. Noi siamo un museo a cielo aperto. C'è tutta l'Italia, è un museo da visitare. Quindi pertanto questa, oltre ad essere una Pasqua di resurrezione, è per noi anche una Pasqua di riflessione, riflessioni che rilanciamo in maniera estemporanea. Poi voglio tornare su quella che è la realtà politica locale, sulla figura del sindaco Giuseppe Falcomatà. Bellissimo la gag che ha fatto Pasquale Caprì, un grande, un altro personaggio. Regino a tutto tondo che ha un talento immenso e si sacrifica stando qui. Sicuramente fuori da qui avrebbe avuto e avrà sicuramente una carriera migliore. Qua purtroppo i meriti vengono un po' messi accantonati anche per lui. Quindi una gag fantastica. Però c'è anche chi ha cercato di speculare su come si sta muovendo il sindaco Falcomatà. Io, attenzione, non faccio l'avvocato, no, faccio il giornalista e mi diletto anche a fare l'opinionista. Poi ognuno ci può credere o non credere, mi può snobbare o meno, però la mia non rinuncio mai a dirla sempre e comunque. Chi se ne frega di quello che il cattivo della situazione pensa. Ecco, il sindaco sta uscendo un po' a rimproverare chi per nessun motivo si trova in giro e fa bene,
Lui è il sindaco, il primo cittadino, si deve muovere, altro che sceriffo, lo devono fare le forze dell'ordine o altro. Cioè, chi su ogni cosa che fa Giuseppe Falcomatà sta lì a criticare, è lui che sta facendo propaganda politica e non viceversa. Poi non parliamo di qualche testata giornalistica che mi ha fatto solo sempre sorridere. Non è perché ha un po' di visibilità che una testata giornalistica vale. La testata giornalistica vale per le inchieste che fa, per i contenuti che dà, ma soprattutto per la capacità di verifica e la capacità di essere credibile. Quindi questi parametri non dimentichiamoli, amici belli, amici cari. La musica cambia, la musica è cambiata. Quindi l'arciere da questo punto di vista non la lascia passare a nessuno. Poi magari cercherete di colpirmi o di fare, però ne sono uscito talmente rafforzato dalle mie ultime vicissitudini che credetemi, tutto mi scivola addosso. Per cui su ogni cosa che dite o fate in qualsiasi contesto i conti li dovete fare con l'arciere, ma sono dei conti civili che si basano sulle opinioni, sugli scontri, sui confronti, sulle idee. Sul modo di essere. È lì che ci giochiamo la partita. Vediamo quanti reggeranno fino alla fine, fino al 90esimo. O se non se ne escono dal campo prima a testa bassa e vergognandosi anche di essere scesi in campo. Quindi, per cui la politica è una cosa seria. Quindi non screditiamo l'avversario pensando di valorizzarci noi, perché diventiamo ridicoli e penosi. Poi sì, le opinioni si esprimono, per l'amor di Dio, però dare seguito a un'opinione di una testata giornalistica che ha delle caratteristiche, diciamo, discutibili e farne quasi una bandiera, cioè, mi viene da ridere, cioè, mi viene semplicemente da piangere, da piangere, da piangere. Andate a vedere quante inchieste ha fatto questa testata giornalistica e quante fake news e quante notizie sballate ha dato nella sua vita. Io è 15 anni che faccio giornalismo, ma mai mi sono permesso di fare scivoloni o comunque di dare fake news o di essere approssimativo. E ci sono quasi 40.000 articoli gestiti da Luigi Palamara in questione. 40.000, parliamo di 40.000. Detto questo, vi rinnovo gli auguri ancora. Mi sembra che come riflessione possa bastare. Ne ho messo abbastanza di carne sul fuoco, quindi non voglio metterne altro perché penso se no rischiamo di bruciarla. Per cui ancora tanti auguri a tutti quanti. E una frecciata al cuore di chi mi vuole veramente bene. E a chi mi vuol male, siccome è Pasqua, non lo ignoro semplicemente. Guardiamoci negli occhi, ma soprattutto sentiamo il nostro cuore battere. E il nostro cuore battere deve uscire di nuovo per le strade, per le vie, insieme agli altri esseri di questo pianeta che in questo momento se la stanno godendo e noi invece rinchiusi in casa. Quindi occhio, domani è Pasquetta, rimaniamo in casa tutti, teniamo duro. Sindaco, fai cazziali, gli fai bene. Era questo il sindaco che il sottoscritto si aspettava. Un sindaco presente, un sindaco anche naturale, con il suo dire regino, ti ha reso un gigante. Poi che se ne dica, poi se qualche errore l'hai fatto, chi non sbaglia nella vita? Però stai dimostrando di essere un gigante sempre di più. Quindi questo ficcatevelo bene in testa, quindi non screditate nessuno. Poi ci saranno altri competitor che magari sono più bravi. Io non esiterò a mettere in evidenza per quello che vale poi, perché poi comunque la mia è solo una piccola opinione. E certamente non esiterò a mettere in evidenza Angela Marciano stessa, che è una grande persona, perché no? Quindi è bello avere l'imbarazzo della scelta. È brutto cercare di distruggere chi che sia. Cercando di crearsi spazio. Una volta una delle mie citazioni personali
non è che tu acquisisci spazio creando il vuoto intorno a te. Creando il vuoto in te non lo acquisisci, lo perdi lo spazio. Riflettiamo, riflettiamo, riflettiamo. Alla prossima.